Buon pomeriggio. Nel nostro spazio canale Associazione Paese delle Donne incontriamo Emilia Russo. Emilia è la presidente e la consulente legale di MAAMA, è un'associazione di cui parleremo abbondantemente più avanti, che ha firmato una lettera di solidarietà ai 33 bambini privati del diritto di essere figli, vicenda che adesso sta cadendo nel silenzio, ma che intorno al 20-21 giugno ha fatto scalpore proprio per le tematiche che ha affrontato questa decisione della procuratrice di Padova di cancellare, la procuratrice si chiama Valeria Sanzari, in merito all'iniziativa di impugnare 33 atti dell'anagrafe registrata a Padova dal 2017 ad oggi, nei quali il Comune ha riconosciuto ai bambini di coppie omogenitoriali anche il nome di secondo genitore. Questi sono tutti i passaggi che adesso esploreremo con Emilia Russo, cominciando dalla prima. Intanto, che cos'è MAAMA per dare un'inquadratura generale? Certo. Allora, in MAAMA è un'associazione che è stata fondata nel 2017 da un gruppo di mamme, mamme professioniste che si occupano di bambini, di adozione e affido di bambini con bisogni speciali. Una costola di MAAMA è Affidiamoci, proprio perché si occupa di omogenitorialità e monogenitorialità. E quindi proprio per questo noi ci siamo schierati accanto, più che alle mamme, accanto ai bambini perché a nostro parere è stato il diritto di essere figlio, in questo caso non è stato, diciamo, mi verrebbe da dire calpestato, ma magari fosse un po' forte come parola, ma sicuramente è una decisione molto forte questa della procuratrice di Padova. Quindi volevamo proprio esprimere la nostra solidarietà mettendoci accanto ai bambini. Ma perché la procuratrice dice, io leggo virgolettato, io sono tenuta a far rispettare la legge e con l'attuale normativa non posso fare altro? Perché probabilmente a monte nel 2017 c'è stata una forzatura nello scrivere i nomi delle due mamme, solo che ad oggi tornare indietro è come levare da un giorno all'altro una mamma ad un bimbo. Pensa solo che fino ad oggi entrambe le mamme, se il bambino andava in ospedale, potevano tranquillamente firmare qualsiasi cosa. Da oggi in poi no, cioè una delle due mamme non può più prendere decisioni sul suo figlio e secondo noi è una cosa molto grave. Cioè, a noi non stiamo discutendo a monte sull'accettare qualsiasi tipo di procreazione perché non entriamo in merito, ma ad oggi viene adesso il diritto di un minore Quindi, ecco, nell'avere la sua mamma. l'ottica che voi ponete con questa lettera, di solidarietà ai 33 bambini è quella di stare dalla loro parte, bambini e bambine naturalmente. Perché 33? Perché sono le pratiche firmate dal 2017, ma che voi abbiate conoscenza, ne stanno firmando delle altre, sono Allora quantificabili. noi abbiamo notato una cosa, la petizione, crediamo molto in questa petizione, la stiamo promuovendo, affidiamoci, è veramente in prima linea, anzi se qualcuno poi vuole andare a firmare ci fa tanto piacere. Cioè, non abbiamo notato tutto questo scalpore intorno a questa decisione che per noi è molto forte. Quindi non abbiamo notato proprio un'indignazione generale rispetto a queste, a tutto questo, a questa, a questo, a questa cosa che è successa, Vicenda, a questa ecco. vicenda. Ma E oggi. l'ordinamento giuridico italiano rispetto alla figura figlio-figlia, cosa dice? Non ho capito la domanda, non ho capito cosa mi Cioè, stai rispetto chiedendo. ai bambini o bambina, Sì. visto che naturalmente la lettera si pone a difesa di diritti acquisiti da questi bambini e bambine.
Rispetto all'ordinamento italiano, siccome viene sempre tirato in causa, io non sono un'avvocata, l'avvocata sei tu, Emilia Russo. Cosa dice la legge rispetto I genitori hanno la responsabilità genitoriale sul proprio figlio, quindi possono decidere sul proprio bambino. Hanno piena capacità di educare, di decidere, di mandarlo a scuola, di decidere appunto la religione. E quindi viene leso il diritto del bambino ad avere la seconda mamma. Per noi è veramente molto forte questa decisione, perché veramente pensa all'iscrizione a scuola, cioè una delle due mamme non può più firmare, non è più nessuno rispetto a quello che fino a ieri era il proprio bambino. La filiazione protegge proprio il minore inserendolo nella sua famiglia, cioè hanno Ecco, quindi levato. si legge sempre qui, io leggo virgolettato sempre, che vengono privati del proprio status filiationis, cioè Per che è questo il punto noi è centrale questo il di punto. Non è, questa legge. noi non siamo, non siamo sempre spostati verso il minore, qualunque cosa facciamo, anche quando noi lavoriamo sui minori con bisogni speciali, nell'adozione, nell'affido. Per noi l'interesse veramente deve essere l'interesse supremo del minore. Quindi in questo caso non è il diritto di essere genitore che noi proteggiamo, comunque sottolineiamo, ma il diritto di essere figlio, cioè l'altra faccia della medaglia, della parte più debole, perché comunque i bambini non possono proprio decidere, È un non hanno. ribaltamento di ottica proprio Sì. sostanziale. Allora, adesso parliamo un attimo della Corte Costituzionale, perché nella lettera viene citata anche la Corte Costituzionale. Allora, io vi volevo proprio leggere il pezzettino della Corte Costituzionale, quindi praticamente il percorso procreativo medicale non deve essere comunque sottolineato il percorso procreativo medicale, ma l'atto di assunzione di responsabilità genitoriale da parte del soggetto che ha deciso di essere coinvolto. Quindi è anche la Corte Costituzionale, perché il soggetto che vuole essere coinvolto ha prestato il proprio consenso. Quindi è importante sottolineare che è stato un atto comunque condiviso tra i due genitori, quello di far diventare figlio, cioè per far acquisire lo status di figlio al bambino che è stato, appunto, che è stato procreato con un'appropriazione medicalmente assistita. Ecco, quindi Quindi è c'è una anche la Corte dichiarazione Costituzionale. esplicita di volontà, insomma. Sì, assolutamente sì. È stato poi sottolineato che la famiglia poteva comunque rivolgersi, cioè poteva comunque fare in modo che il bambino diventasse figlio tramite l'adozione casi particolari, no? L'articolo 44 della legge 184. Il punto è che questo tipo di filiazione è stato registrato da un ufficiale pubblico, comunque non può essere retroattivo, cioè levare, togliere un diritto a un minore per noi, veramente, io insisto nel sottolineare questa cosa che è inaccettabile. Quindi sono due percorsi. Uno è il percorso, diciamo, dall'oggi al domani, sulla quale c'è tutto, naturalmente un interrogativo, poi non è questo il momento di parlarne, ma c'è un discorso retroattivo che comunque rende inaccettabile questa decisione della procuratrice di Padova, così mi sembra di aver capito. A nostro parere, sì, a nostro parere, anche perché poi noi ovviamente stiamo seguendo la faccenda sui giornali, come dicevi, è stata un po' messa da parte. Mi sembra che è stato scritto da qualche parte che poi ci sarà anche una lista, stanno cercando di fare una lista per capire anche quanti altri bambini sono stati registrati a entrambi i genitori dello stesso sesso. E quindi io non penso che saranno solo questi 33 ad essere colpiti da questa decisione delle procure. Suppongo di sì, purtroppo, perché la penisola è lunga e Padova, per quanto è importantissima anche nella storia patria, però è Padova, ecco, poi c'è tutto il resto dell'Italia, quindi Sì. quali possibilità ci sono? Perché bisogna sempre avere
oltre nell'obiezione, anche una proposta. Quali possibilità ci sono di affrontare questa situazione rispetto a una avvenuta cancellazione di questo diritto? Sicuramente usare, diciamo, sfruttare l'articolo 44 per mettere la pezza su quello che è successo, cioè il nostro ordinamento comunque prevede un'adozione, casi particolari, la 184, la legge che spiega che comunque racchiude l'adozione e l'affido, prevede un'adozione anche da parte di coppie dello stesso sesso o dei single, quando c'è un pregresso attaccamento, quando c'è una continuità affettiva da tutelare. Anche perché immagino che è noto che in Italia le coppie dello stesso sesso non possono adottare quell'adozione legittimante, bisogna essere sposati. Quindi in questo modo, quantomeno, si riacquista il diritto di essere genitore e di essere figlio. Quindi. Questo vale anche per i conviventi, ci vuole proprio soltanto il certificato di matrimonio per poter esercitare. Per adottare quell'adozione legittimante in Italia sì, bisogna essere sposati e conviventi da 3 anni, mentre invece con l'adozione casi particolari è possibile anche essere conviventi e single o comunque anche coppie dello stesso sesso, però devono esserci comunque delle particolarità. Una di queste è la continuità affettiva, cioè dimostrare che si è comunque Certo. uniti da un punto di vista affettivo. Inclusi in un giro d'affetto. E voi cosa intendete fare con questa lettera da adesso in poi? Allora, noi sinceramente continuare a parlarne, perché già il silenzio, come dicevamo, è calato su questa cosa. Volevamo raggiungere numeri più elevati, perché ad oggi neanche 2.000 persone hanno firmato questa petizione. Speravamo in una risposta maggiore dall'Italia, un'indignazione maggiore. Noi speravamo di poter avere più intorno più famiglie che ci sostenevano, ma noi non demordiamo. E pensavamo comunque di chiedere un appuntamento magari al governo, comunque fare in modo che questa la nostra voce, la voce dei nostri bambini arrivi anche ai vari procuratori, al governo, comunque a chi vuole ascoltarci da un punto di vista, che si crea un dibattito politico. Magari non ce la faremo, però noi ci proviamo No, sempre. perché no? Perché non bisogna farcela. Va bene, augurando che voi ce la facciate naturalmente e che si incontrino persone che aiutano in questo percorso, e il percorso è ancora parecchio lungo, quindi insomma dà spazio a numerose iniziative in cui certamente sia le istituzioni di ogni livello, territoriali e al massimo grado, possono essere certamente coinvolte. Chiudiamo questo piccolo spazio intanto ringraziando, e però con Grazie una piccola descrizione delle attività di Mama, perché è un'associazione importante quella che avete messo su. a te. Allora, l'associazione si chiama Mamma dalla parte dei bambini, ma in realtà ci chiamano tutti mamme matte, anche gli stessi tribunali, perché quando noi, la nostra associazione è nata al contrario. Non siamo un gruppo di famiglie che si è unito per cercare di stare insieme, di fare rete. Eravamo un gruppo di professioniste che hanno visto che c'era una falla nel sistema, cioè i bambini difficilmente collocabili, quelli con bisogni speciali, facevano fatica a trovare famiglia. E quando noi andavamo in giro per tribunali, ci dicevano proprio gli stessi giudici: ma voi siete matte, non ce la faremo mai a trovare famiglia per questo bambino con la spina bifida piuttosto che con la sindrome di Down. In realtà noi abbiamo mandato a casa più di 180 bambini con bisogni speciali, e le nostre famiglie sono molto unite, abbiamo circa 6.000 famiglie nella nostra rete, e noi ci occupiamo in realtà di adozione e affido. Quindi noi siamo sempre reperibili, noi abbiamo questo gruppo di professioniste sempre reperibili, ed è questo che fa la differenza. E le nostre famiglie si aiutano anche tra loro. Quindi Quindi abbiamo. una bella rete solidale che dà aiuto anche a chi non è nella rete, ma le si può rivolgere con fiducia. Sì, ma perché noi abbiamo notato che c'è quest'altro. La nostra mission è supportare la
i deboli, comunque chi non ha voce. E noi ci siamo accorti con Affidiamoci che anche i genitori dello stesso sesso, i genitori omosessuali e anche i genitori single spesso non hanno voce perché fanno fatica anche ad accogliere, anche se vogliono accogliere. Quindi noi ci siamo schierati anche accanto a questa categoria di genitori. Allora, un grazie a nome di questa categoria Grazie di a te, poi. genitori, direi anche della società civile, perché la società civile non ha categorie, e un grazie ad Emilia Russo, che ricordo è presidente e consulente legale dell'associazione Mama, e che è Mama che ha questo bel progetto Affidiamoci, così articolato, e che insieme, tutte quante insieme, hanno firmato questa lettera, che è la lettera di solidarietà ai 33 bambini privati del diritto di essere figli, lettera che si può trovare su Cultus, spero, su quasi tutti i mass media, sicuramente sul nostro si troverà. Grazie. Ecco, è uscita il 21 giugno, tra il 21 e il 22, la potete leggere in giugno, potete leggerla. Su affidiamoci.it c'è la petizione e la lettera. Grazie. Appunto, lo metteremo sicuramente in mascherina. Allora, grazie a Emilia Russo Grazie. e grazie a tutte e a tutti quelli che ci hanno seguito fin qui. Arrivederci.